Eccoci qui, cari amici, care amiche che seguite Canale 2C, ben ritrovati. Siamo al consueto appuntamento quotidiano della nostra rubrica dedicata a un tema che ogni giorno varia, è un tema che trattiamo con la presenza di ospiti. Oggi ho con me negli studi di Canale 2 due ospiti che fanno parte di un'associazione, che quotidianamente si dedica a un'attività di sostegno. Direi forse il termine più giusto, di un settore ben preciso. Parliamo della Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione di Altamura, è qui con me nei nostri studi. Vediamo, la regia ci inquadra, la presidente Marina Colonna, grazie per essere Grazie a qui. E lei. Salve, una componente del direttivo, Teresa Clemente. buongiorno. Allora, cosa fanno queste signore? Bene, queste signore si occupano di difendere e tutelare, insomma, il cane, la difesa del cane. Ma se, quando parliamo di difesa del cane, parliamo di cani a 360 gradi, di cani che vengono abbandonati, di cani randagi, di cani che sono stati aggrediti da altri cani o da altri animali. E, insomma, c'è chi si occupa di questa roba. Ovviamente per fare tutto questo c'è bisogno anche di una struttura dove poter ospitare i cani. Bene, noi ad Altamura fortunatamente ne abbiamo una, è privata, non è comunale, in via Ruvo, e c'è questo canile di proprietà privata dove ci sono i cani che il comune raccoglie in giro, che i cittadini donano, e poi ci sono anche i cani che curano le componenti di questa associazione che vi ho presentato. Sono andato bene come prefazione? Perfetto, perfetto. In realtà non i cani che i cittadini donano, però solo i cani che vengono recuperati sul territorio, perché il cittadino non fa un regalo a donare Io forse ho un detto donano, ma per errore a volte c'è più l'abbandono. cane. È bravissimo, esattamente. Al massimo la cessione del cane che non vogliono più in famiglia. Allora, dopo vi mostreremo con delle immagini che abbiamo raccolto all'interno del canile come è organizzata tutta la struttura, di cosa si occupa la vostra associazione. Però ecco, in questa fase, prima di mostrare ai nostri amici a casa quello che fate quotidianamente, volevo un po' entrare in quello che è l'aspetto logistico, organizzativo e gestionale, che è un po' il ruolo che svolge la vostra associazione. Voi da Certo. quanti anni siete sul territorio? Allora, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è sul territorio da una vita, nel senso che prima non era Lega del Cane, prima esisteva il WWF, poi siamo diventati sezione della Lega del Cane e è una vita che i volontari si prodigano per il controllo del territorio, sterilizzazioni, cercare di dare una nuova vita, vita che di fatto non hanno avuto gran senso. E ultimamente, negli ultimi 3 anni, c'è stato un nuovo direttivo e diciamo che chiaramente col tempo poi si sviluppano altre, diciamo, si allargano gli orizzonti, quindi siamo riusciti a fare qualcosina in più anche sull'aspetto di coinvolgimento dei cittadini in questa nostra missione. Eh sì, una vera e propria missione. Passiamo a Teresa Clemente. Il vostro è un lavoro che richiede quotidianità, impegno, dedizione, pazienza e soprattutto amore. Ma dobbiamo riconoscere che ci sono dei costi. Voi come vi sostenete come Noi associazione? fondamentalmente ci sosteniamo con le donazioni, quello che ci donano. Donazioni volontarie, quindi Sì, ci sono persone assolutamente, che sì. contribuiscono. Siccome poi lo vedremo, insomma, ci sono circa diverse centinaia di cani in un canile, io dico, bisogna spendere proprio 1 euro al giorno per ogni cane, ci vogliono quasi 400 euro al giorno, cioè, i costi sono anche elevati. Quindi Sono molto elevati. da Abbiamo parte del diversi pubblico non c'è nessun canali. tipo di sostegno. Abbiamo diversi canali di donazione tramite, insomma, bonifico, PostePay oppure donazioni proprio dirette, di cibo, di medicine e quant'altro. Sì, perché i cani hanno bisogno anche di essere curati, oltre Assolutamente sì. che nutriti, insomma, Sì, c'è bisogno. esatto.
Dica. Però il mantenimento del cane, il cibo, la pulizia sono sostenuti dal comune, perché il comune paga la struttura per questo. Noi chiediamo aiuto per situazioni particolari, cani che hanno bisogno di un cibo specifico, che quindi non possono usufruire del normale, della crocchetta generica di mantenimento, come ha detto Teresa, poi medicine, interventi e tutto il resto, però il mantenimento specifico, il cibo quotidiano, non lo dà la nostra associazione. Ok, lì è il comune che provvede, diciamo, perché ripeto, ho detto 400 animali, un euro al giorno, certo. Ci vorrebbe veramente un fondo enorme. Però ci creda che ci vuole lo stesso un fondo senza fine. Sì, 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 ma io ho detto un euro per dare un riferimento, perché hai ragione, certo. Spesso quando noi diciamo, beh, lì ci sono 500 animali, ok, 500 animali, vogliamo capire in termini di costo, esatto, quanto ci vuole per dargli da mangiare, curarli, certo, pulirli. E anche coccolarli. Adesso vi facciamo vedere delle immagini che abbiamo realizzato nella struttura di Via Ruvo e poi torniamo in studio. Allora, oggi con le immagini vi portiamo in un luogo che pochi conoscono, pochi magari sanno che ad Altamura esiste un canile di proprietà privata sulla strada che collega Altamura a Ruvo. Bene, all'interno di questa struttura privata c'è anche un'associazione che collabora, è un'associazione altamurana, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che con i suoi volontari dà una mano al, diciamo, proprietà a gestire, diciamo, più che gestire, mantenere un po' in ordine tutto il canile, ma si occupa anche di tutta una serie di servizi aggiuntivi, dei quali adesso magari parleremo, tipo la cura, tipo l'adozione, tipo farli uscire, portarli a passeggio. Ecco, con noi ci sono alcune rappresentanti, ci sono due sorelle, Eufemia e Tonia Batavia, poi un'altra volontaria che si chiama? Marinetta. Marinetta, bene. Ci volete un po' spiegare come funziona la vostra associazione? Certo. Facciamo parlare Tonia. La nostra associazione è appunto è una sezione della Lega Nazionale, quindi noi siamo la sezione di Altamura, però collegata con il Nazionale. Il nostro, diciamo, quello che facciamo noi è prenderci cura del benessere dei cani, sia dei randaggi e della struttura del canile. Abbiamo una convenzione con il comune che, diciamo, ci permette di stare, di essere ospiti del canile, e quindi noi appena arriva un cane è nostra cura prestare le prime cure, vaccinare, sverminare, fare anche delle cure più impegnative, tipo individuare se sono malati, se hanno la lesmania, se hanno l'erlicchia, se hanno una serie di, subito, per vedere se hanno una serie di malattie. Quindi per intervenire subito sullo stato di salute. Quindi la gestione del canile è nelle mani, diciamo, della proprietà. Il vostro è un lavoro di supporto. Siete delle volontarie che decidono. Con la convenzione del comune noi possiamo. Ah, quindi avete un accordo con il comune, venite qua e. Ci volete un po' spiegare come funziona tutto il meccanismo della giornata tipo? Allora, tipo la mattina veniamo più o meno verso le 6 la mattina e cominciamo a far uscire i cani. Li portiamo tutti nello sgambamento e nel frattempo mettiamo le crocchette, giochiamo innanzitutto, spazzoliamo e diamo da mangiare. Questo è il nostro operato a prima mattina. Poi puliamo, raccogliamo tutto ciò che hanno fatto e basta. Poi tornate a casa, poi al lavoro. A casa al lavoro, sì. Oltre casa, soddisfatti. Sì. E quindi in quante siete? Magari mi sposto da lei che è più giovane. In quanti siete nella vostra associazione? Siamo 20-25 più o meno. Sì, alcuni più assidui, alcuni si occupano della divulgazione anche fuori. E ci diamo tutti una mano. Ecco, lei per esempio di cosa si occupa? Allora, per lo più faccio raccolte fondi, sì, si può dire, e quando c'è un'emergenza tramite il mio brand di magliette, diciamo, attiro l'attenzione e creo queste raccolte fondi. E abbiamo operato Gringo, Gringo. Quello che vi ho fatto vedere. Abbiamo fatto un po' di operazioni, sì.
operazioni, stiamo parlando di interventi sanitari, chirurgici? Sì, sì, sì. Perché ci sono anche cani che hanno bisogno di cure mediche o di un intervento. Sì, tanti cani da operare più seriamente che hanno bisogno, comunque i preventivi non sono molto bassi, diciamo, dei veterinari. Quanti sono i cani che sono qui all'interno di questa struttura per i quali voi date supporto? Noi diamo supporto a tutti. Non sì, ma quanti sono? Oscillano tra i 350 e i 380, dipende dalle cucciolate che arrivano. Naturalmente se arrivano cucciolate di 12-15 cani, noi alza subito il livello del numero. Il problema nostro è sempre sul territorio la sterilizzazione, che noi cerchiamo di fare in tutti i modi, anche a spese nostre. Noi sterilizziamo anche cani di famiglie indigenti che non possono permettersi di farlo, e quindi noi diamo tutto il supporto possibile e immaginabile. Il problema sono le masserie, sono i pastori, che nella mentalità loro non è ancora entrata questo sterilizzare per loro è contro natura, e quindi è più facile far partorire il cane, portarci, farci trovare per strada 12 cuccioli, dopo 6 mesi ne altri 12, altri 10, e così questo è un, diciamo, è un circolo chiuso che non finisce mai. E quindi aumentano i numeri in base ai cuccioli che arrivano. Ecco, per esempio l'estate uno dei fenomeni è proprio quello dell'abbandono degli animali, e quando magari viene segnalato la presenza di un animale abbandonato, interviene la struttura del canile, viene portato qui all'interno. Portato ai vigili, no, non possiamo entrare qua senza il verbale dei vigili e senza microchip. Quindi vengono chiamati i vigili o le guardie cozofre o noi stessi, e vanno portati dai vigili, messi il microchip, arriva il veterinario che se ritiene di ricoverare il cane lo fa, altrimenti lo portiamo qua, lo portano anche loro, e niente, quindi in quel caso subito interviene la struttura e si prende cura del cane dal momento che del suo ingresso. Prima avete parlato di giornate dedicate all'adozione, sì, perché ci sono degli open day che praticamente consentono ai visitatori di poter entrare all'interno del sì, canile e magari individuare un animale da portare, un cane da portare a casa. Sì. Il martedì e il sabato pomeriggio è aperto al pubblico, ci sta sia la nostra volontaria Elvira che la presidente Marina, che fanno proprio adozioni. Sanno loro i cuccioli che possono andare a casa, è tutto sotto controllo. Perciò il martedì e il sabato. E sinceramente sta andando bene. La domenica non lavorate, è una giornata di riposo anche per voi, o no? Ci sono volontari che vengono per far uscire i cani anche. Ci sono, sì, i volontari che lavorano in settimana e quindi dedicano il loro tempo il sabato o la domenica. Sabato e domenica più magari la sgambata, li portate un po' a... In giro, diciamo. Naturalmente sì, le adozioni, no, diciamo, la minima parte viene fatta sul territorio, la maggioranza dobbiamo dire grazie alla nostra sezione di Milano, di Segrate, che ci prende tanti cani, quindi ci aiuta tantissimo. Domani sera ne partono 14 e quindi c'è la staffetta, ci sono i bagnetti per i cani e vengono mandati a Segrate dove vengono adottati, quindi hanno più possibilità. In effetti in giro di 15 giorni, massimo un mese, tutti trovano famiglia. Noi restiamo in contatto con le famiglie per anni, ci mandano notizie, foto, insomma, una cosa bella. Stavamo parlando prima del fatto che lei si occupa anche della raccolta fondi, ma qui c'è anche bisogno di dar da mangiare agli animali. Abbiamo visto che voi avete una piccola cucina, quindi preparate anche il cibo. Sì, ogni giorno cuciniamo la pasta, mettiamo le scatolette, diamo le terapie a tutti i cani che ne hanno bisogno con le Viusel. Sì, ci sono volontarie che vengono apposta a fare le terapie a tutti i cani che hanno bisogno. Sì. Ci sono giornate nelle quali, diciamo, il lavoro è pesante, sì, e non ce la fate da sole? Per coprire le terapie, diciamo che è un po' complicato perché si lavora in settimane e quindi la maggior parte della disponibilità viene data il sabato o la domenica, quindi coprire in settimana magari è un po' più difficile per i volontari che lavorano.
Va bene, la vostra è un'associazione aperta a nuovi ingressi? Certo, come no, anzi se qualcuno ha voglia e tempo da dedicarci sarebbe la cosa più bella, perché noi lo diciamo sempre, non siamo noi a portare benessere a loro, ma sono loro che lo portano a noi, perché quando si esce di qua noi siamo felici e siamo rilassati, ma veramente... E allora avete visto cosa combinano, tra virgolette, queste ragazze nella struttura di Via Ruvo, dove avete sentito ci sono circa 380 cani. Avete visto anche che, insomma, per quelle che sono le strutture a disposizione, insomma, tutto sommato possiamo dire che siamo nella norma, no, Presidente? Insomma, non è che, oddio, abbiamo visto in TV strutture più belle, più moderne, però l'importante è che ce ne sia una e che i cani siano nelle condizioni, diciamo, di non poter... In realtà sono meno di 300, saranno 300 cani. Ah, ok. E, cani del comune, credo, un 250. Poi ci sono alcune situazioni che... Il cane è appoggiato lì perché noi lo stiamo seguendo, ma non sono cani del comune, sono situazioni particolari, non entro in merito, però cani magari che sono stati tolti a dei maltrattamenti, sequestrati o di proprietari che attualmente non sono, magari sono stati presi in carico dalle istituzioni. Spostiamoci a Teresa Clemente. Lei come si è avvicinata a questa associazione? Saranno passati più di 10 anni, sì, 10-15 anni. Ho sempre avuto questa forte passione sin da piccola. Una volta mi è capitato di, per caso, di trovare una famiglia di randagi e informandovi verso veterinari o l'associazione ho iniziato ad avvicinarmi a questa bellissima esperienza. La giornata tipo? Com'è la tua giornata tipo? La mia giornata, io sono ogni mattina in canile perché mi occupo insieme ad un'altra ragazza di quelli che hanno più necessità. Mi occupo dei cuccioli, quindi gestisco il cucciolo e quindi tutte le mattine... Sono in canile. Poi dopo smetti, torni qui perché hai lavoro, la famiglia, insomma, tutto questo. Poi magari il pomeriggio ritornate di nuovo. Allora, io personalmente no, però ognuno, ogni volontario ha il proprio turno, quindi c'è chi ha il turno la mattina, chi il pomeriggio. Mi diceva, Presidente, torniamo a lei, mi diceva il gestore della struttura che... La vostra è una collaborazione preziosissima, perché lui da solo certamente non ce la farebbe a tenere in piedi tutta la struttura. Allora, il canile del signor Clemente, lui è bravo nel suo... Lui ogni mattina veramente fa un grande lavoro per tenere il canile in maniera dignitosa e pulita. E noi facciamo un attimino la parte di... ci occupiamo della cura, dell'adozione, degli interventi e il resto. È un lavoro di collaborazione. Come in tutte le cose, ci vuole costanza, pazienza e passione. E beh, amore anche, se vogliamo, perché se non c'è quello non si va da nessuna parte. No? E poi il signor Clemente, credo che... sia anche un'attività di famiglia, perché sì, anche il papà... Sì, un'attività di famiglia, esatto, quindi sicuramente loro sanno benissimo, perché hanno non so quanti anni, io poi sono arrivata qui nel 98, però so che è sempre esistita quella struttura. Sì, è una struttura, ripeto, non comunale, privata, all'interno della quale l'associazione, la Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione di Altamura, come avete visto, si dedica quotidianamente con le proprie volontarie. Che sono in totale le volontarie? Allora, noi abbiamo soci, ne abbiamo una trentina. Poi ci sono gli operativi, coloro che quotidianamente lavorano,
non retribuiti, ci tengo a dirlo, però si tratta di un vero e proprio lavoro, perché è un'organizzazione per portare avanti le cose, saranno una quindicina. E c'è qualche simpatizzante che magari dice: oggi posso aiutarvi a portare questo cane, a fare questa cosa, però ecco, non siamo moltissimi. Una cosa che, se lei mi consente, sì, vorrei sottolineare, che la Lega del Cane è un'associazione nata perché non potevamo più stare a guardare. Allora uno nella vita decide: guarda e si lamenta o agisce. Noi abbiamo scelto di agire, però nessuno dei nostri volontari è stipendiato e quindi noi facciamo enormi sacrifici per conciliare, chiedo scusa, la nostra vita, che è fatta come tutti quanti di famiglia, lavoro, impegni vari, e il lavoro dell'associazione. Quindi alcune volte, quando magari ti chiamano la sera dopo che sei stato tutto il giorno in canile o tutto il giorno a recuperare bestiole che andavano visitate, portate dal veterinario, arriva anche un certo punto che tu non rispondi più al telefono perché devi necessariamente staccare, perché a casa magari hai una famiglia, dei bambini e tutto il resto. Quindi per queste situazioni, comunque, grazie a Dio, ad Altamura c'è un'organizzazione per la quale comunque ci sono il comando di polizia locale, al quale ci si deve rivolgere. Certo. C'è la collaborazione delle guardie cozofile, che è un'altra associazione. Quindi, insomma, se iniziamo a capire che i volontari della Lega Nazionale collaborano con altri enti, si riesce a ottimizzare il lavoro e si capisce che noi non dobbiamo necessariamente essere a disposizione 24 ore su 24, seppur lo vorremmo, ci creda, però non c'è possibile a volte umanamente. È naturale, beh, insomma, poi il tempo è comunque chiuso, circoscritto all'interno della nostra giornata, tipo, l'ha detto, dobbiamo lavorare, i figli, la famiglia, eccetera. Diciamo che potremmo dilungarci, però abbiamo anche dei tempi dettati dal palinsesto e quindi dovremmo fermarci qui. Io non lo so, magari se volete cogliere l'occasione di questa opportunità, siete aperti ad eventuali nuovi ingressi nell'associazione? Assolutamente, sì. Assolutamente. Allora, noi abbiamo un registro volontari, ricordiamo che ogni volontario deve avere raggiunto la maggiorità, deve essere assolutamente motivato, deve essere tesserato, che può sembrare una banalità, però il Comune ha dato alla nostra associazione il compito di seguire le adozioni, lavorare all'interno del canile per, diciamo, gestire un po' il benessere animale, quindi una tessera con un costo irrisorio ti consente di far parte della Lega del Cane e di operare, insomma. Bene, aveva paura di parlare perché ha detto: la prima volta che vado in TV, la Presidente. Purtroppo metteteci in un box con dei cani e siamo assolutamente... Ma non è vero, siete state esaustive televisivamente parlando, avete risposto alle nostre domande, insomma, che erano poi inerenti al tema. Io ringrazio Marina Colonna, presidente della Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione di Altamura, e Teresa Clemente, componente del direttivo della stessa associazione. Ringrazio anche le altre volontarie che avete visto durante l'intervista e ringrazio voi per averci seguito. E noi ringraziamo lei per averci dato questa opportunità. Ma guardi, il nostro non è un lavoro, diciamo, soggettivo, nel senso, noi dobbiamo essere da ponte fra quello che accade nella città, le realtà che ci sono nella nostra comunità, noi dobbiamo mostrarle fuori e lo facciamo attraverso questo strumento. Grazie, che grazie, è la televisione. Dobbiamo tantissimo sensibilizzare, insomma, le persone. Bene, è tutto, cari amici che avete seguito Canale 2 C'è, anche per oggi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre tutti i giorni dal lunedì al venerdì sul 90 del digitale terrestre in Puglia.